funzionari responsabili delle misure Resto al Sud e Cultura Crea, con i giovani che noi abbiamo selezionato nella provincia di Salerno per proporre le loro idee di impresa. Quindi è un incontro colloquio operativo rivolto a selezionare una serie di attività proposte dai giovani che possono essere ovviamente sottoposte a interesse per Invitalia per il finanziamento. Ovviamente lo si fa all'interno di una cornice, cioè di creare una cultura di impresa distrettuale, cioè delle imprese che già all'inizio ragionano in termini di distretto, perché ovviamente il territorio entro cui queste aziende si creeranno è stato riconosciuto, è un territorio di distretto turistico. Oggi siamo qui ospiti nella sala giunta della provincia di Salerno per questo workshop organizzato dai distretti turistici in sinergia con Invitalia per le misure Cultura Crea e Resta al Sud, delle opportunità per i giovani del territorio. In particolare abbiamo raccolto tante iniziative e progettualità nella zona cilentana. Oggi discuteremo di questo e voglio sottolineare che questi eventi possono puntare a diventare modello di eccellenza esclusivamente grazie alle sinergie che si sono messe in campo. I distretti turistici, anche alla luce delle nuove normative sui fondi europei per lo sviluppo regionale, sono sempre più protagonisti. Invitalia è presente in maniera forte per incentivare i giovani e coltivare le loro idee, i loro progetti. E oggi in più, giusto ricordarlo, abbiamo stretto una sinergia proprio per condurre in porto i vari progetti con la BCC che ultimamente ha condotto brillantemente una fusione con la BCC di Serino, e avremo ospite il presidente, l'ingegner Rosario Pingaro, sempre molto attento alle diverse realtà territoriali che cura con grande attenzione, dando una spinta ulteriore a quello che già sta avvenendo da tempo nei nostri territori. Mi riferisco a una maggiore fiducia nelle istituzioni che si attivano per sostenere le valide idee che sempre più vengono portate avanti. Per questo progetto però siamo intervenuti in due presidenti, sia Carlo Giuliani che rappresenta tutto il distretto delle aree interne, che è quello naturalmente costiero. Questo progetto è una possibilità di cominciare a valorizzare il territorio, cominciando da quella imprenditoria giovanile che naturalmente tanto ci manca, e quindi dare un supporto ai giovani nel poter fare impresa. E questo è l'incontro di oggi. Quindi poi da questo incontro è chiaro, bisogna naturalmente aspettarsi di fare impresa, e diamo questa possibilità ai giovani, però la cosa più importante è di valorizzare quello che è naturalmente il territorio, perché senza la valorizzazione e lo sviluppo del territorio è difficile poi avere uno sviluppo imprenditoriale, anche se giovanile. Diamo supporto ai giovani dando loro la possibilità di fare impresa, ma contemporaneamente di trovargli i valori del prodotto, dalla vendita del loro prodotto direttamente alle aziende che a un certo punto sono già forti sul territorio, sia nel campo turistico sia nel campo naturalmente degli altri settori produttivi. Questa è la nostra intenzione. Speriamo che i giovani oggi naturalmente possano veramente avere quella opportunità e quella
normalità che a un certo punto un giovane deve avere per poter cominciare a pensare di rimanere nel proprio territorio. Questo impegno da parte nostra è molto importante e ci crediamo, ci abbiamo creduto e col supporto di Invitalia, che ci ha sostenuto sin dall'inizio, cercheremo naturalmente, non in questo incontro, ma ci saranno anche incontri successivi dove poter portare un poco di affluenza e un poco di imprenditorialità giovanile. Tutto questo però, miriamo, questo, il territorio cilentano è un territorio conosciuto da tutti, ma poco frequentato. Pertanto è importante creare a supporto di questa manifestazione anche l'avvio a quello che potrebbe essere un incentivo e una promozione a tutto quello che è il territorio. Incontreremo anche l'assessore Matera, al quale naturalmente daremo anche un suggerimento, quello di cominciare a pensare a un piano strategico infrastrutturale che colleghi il Cilento e con tutto il mondo. È vero che il Cilento è una provincia molto lunga e molto vasta, però dobbiamo avere anche il supporto delle istituzioni per far sì che a un certo punto ci siano le opportunità per raggiungere il territorio. Noi ce la metteremo tutto, questo è uno dei primi progetti, successivamente ce ne saranno anche degli altri, ma puntiamo a quelle che sono le vere vetrine di questo territorio, che sono il patrimonio UNESCO, sulla dieta mediterranea, sull'ambiente. Quindi questi sono i valori che noi dobbiamo mettere in campo per dare anche la visibilità e l'opportunità naturalmente di uno sviluppo concreto. E ai distretti sicuramente sarà un compito duro per i distretti arrivare ad un progetto completo finale. Sono attività molto lunghe, speriamo naturalmente di riuscirci con l'aiuto dei sindaci e il supporto delle istituzioni. Oggi i distretti hanno anche bisogno di avere una governance che ci consente poi di approcciare a quello che sono i fondi comunitari. Sappiamo che l'Europa ha messo a disposizione dal 2021 al 2027 possibilità economica naturalmente per non dico finanziamenti a pioggia, ma che ci siano naturalmente possibilità per gli imprenditori di poter accedere, perché i finanziamenti arriveranno al distretto del tutto il Cilento, i distretti del Cilento, i distretti nazionali e i distretti della Campania. Quello che noi rappresentiamo è i distretti della Campania. Più per questo naturalmente stiamo mettendo in campo queste misure, quindi speriamo che le istituzioni e gli imprenditori siano con noi, quindi saranno con noi sia in questo momento che anche nel futuro.